Dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione eucaristica desidero oggi rivolgere un cordiale saluto a quanti ci seguono da casa, in modo particolare gli ammalati, grazie al servizio televisivo di 8 Channel. Per celebrare degnamente questi santi misteri, tutti insieme riconosciamo i nostri peccati. Signore, tu non privi della tua luce e del tuo aiuto coloro che accolgono la tua parola. Abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, tu coltivi con paziente ed infinito amore l'arido terreno dei nostri cuori. Abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, tu fai germogliare e crescere il seme del tuo regno al di là dei nostri meriti e delle nostre speranze. Abbi pietà di noi. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli.
O Padre, che a piene mani semini nel nostro cuore il germe della verità e della grazia, fa che lo accogliamo con umile fiducia e lo coltiviamo con pazienza evangelica, ben sapendo che c'è più amore e giustizia ogni volta che la tua parola fruttifica nella nostra vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore Dio: un ramoscello io prenderò dalla cima del cedro, dalle punte dei suoi rami lo coglierò e lo pianterò sopra un monte alto, imponente. Lo pianterò sul monte alto di Israele. Metterà rami e farà frutti e diventerà un cedro magnifico. Sotto di lui tutti gli uccelli dimoreranno. Ogni volatile all'ombra dei suoi rami riposerà. Sapranno tutti gli alberi della foresta che io sono il Signore, che umilio l'albero alto e innalzo l'albero basso. Faccio seccare l'albero verde e germogliare l'albero secco. Io, il Signore, ho parlato e lo farò. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. È bello rendere grazie al Signore. È bello rendere grazie al Signore. È bello rendere grazie al Signore e cantare al tuo nome, o Altissimo. Annunciare al mattino il tuo amore, la tua fedeltà lungo la notte. È bello rendere grazie al Signore. Il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano. Piantati nella casa del Signore, fioriranno negli atri del nostro Dio. È bello. Nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno verdi e rigogliosi, per annunciare quanto è retto il Signore, mia roccia, in Lui non c'è malvagità. È bello rendere grazie al Signore. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, sempre pieni di fiducia e sapendo che siamo in esilio lontano dal Signore finché abitiamo nel corpo, camminiamo infatti nella fede e non nella visione, siamo pieni di fiducia e preferiamo andare in esilio dal corpo e abitare presso il Signore. Perciò, sia abitando nel corpo, sia andando in esilio, ci sforziamo di essere a Lui graditi. Tutti, infatti, dobbiamo comparire davanti al Tribunale di Cristo per ricevere ciascuno la ricompensa delle opere compiute quando era nel corpo, sia in bene che in male. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Oh,
seme è la parola di Dio, il seminatore è Cristo, chiunque trova lui ha la vita eterna. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù diceva alla folla: così è il regno di Dio, come un uomo che getta il seme sul terreno. Dormo o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Come? Egli stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il cricco pieno della spiga. E quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce, perché è arrivata la mietitura. Diceva: a che cosa possiamo paragonare il regno di Dio? O con quale parabola possiamo descriverlo? È come un granello di senape che, quando viene seminato sul terreno, è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno. Ma quando viene seminato, cresce e diventa più grande di tutte le piante dell'orto, e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra. Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la parola, come potevano intendere. Senza parabole non parlava loro, ma in privato ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Fratelli e sorelle carissimi, invochiamo attraverso la mediazione di Maria Santissima il dono dello Spirito Santo su tutti noi, perché possiamo intendere, comprendere l'insegnamento, la parola di Gesù. Oggi Gesù ci parla del regno di Dio che è presente in mezzo a noi, un regno di Dio che è la presenza stessa della Santissima Trinità con il suo eterno amore, non soltanto nella storia degli uomini, ma nella storia personale di ciascuno di noi. Ed è ancora più bello pensare che il regno di Dio ha una dimora in questo mondo che è il nostro cuore. E allora, ecco, apriamo il nostro cuore alla presenza di Dio. Facciamo sì che il Signore possa trovare in noi un terreno fertile, un terreno accogliente, così come ha trovato un cuore accogliente in Maria Santissima. Attraverso queste due parabole del seme, Gesù ci descrive la dinamica, la realtà del regno di Dio, che è una piccola presenza all'inizio,
in ciascuno di noi, per poi diventare misteriosamente una grande presenza, una presenza capace di andare al di là del nostro cuore e fare del nostro stesso cuore il rifugio per tanti nostri fratelli. E allora, ecco, comprendiamo che il regno di Dio, dice Gesù, è un dono che ci viene offerto da Dio stesso per sua iniziativa. È Dio che getta questo seme, il suo regno di Dio nei nostri cuori. E c'è anche un giorno preciso in cui ha compiuto questo gesto. È stato nel giorno del nostro battesimo, quando i nostri cari genitori ci hanno battezzati. In noi è entrato quel giorno la presenza del regno di Dio, questo regno di amore, di un amore eterno. E Gesù ci dice che questo regno di Dio all'inizio è una piccola realtà, ma è anche bello immaginarlo, perché un bambino appena nato è un bambino piccolo. Dopodiché Gesù ci dice che il regno di Dio, l'amore di Dio in noi, cresce misteriosamente, perché questa realtà dell'amore di Dio ha una forza vitale di crescita nel suo stesso interno. Il regno di Dio in noi si dilata per una forza che è in se stesso, per una vitalità che è in se stesso, sia che noi dormiamo, sia che noi siamo svegli, sia che operiamo, sia che non operiamo, questo regno di Dio in noi si dilata, cresce sempre di più. E allora, dinanzi a questa verità, noi ci dobbiamo chiedere: ma qual è il compito che spetta a ciascuno di noi? Dio agisce, opera e ci dona il suo regno d'amore nei nostri cuori. Cosa dobbiamo fare noi? Ecco, noi dobbiamo collaborare alla presenza del regno di Dio nei nostri cuori. La nostra collaborazione deve essere una collaborazione attiva, perché Dio ci ha fatto a sua immagine e somiglianza, ci ha dato intelligenza per comprendere, ci ha dato una libertà per muoverci e ci ha dato una volontà per poterci, ecco, legare alla presenza del regno di Dio. Allora, carissimi, il nostro compito è un compito semplice, ma allo stesso tempo anche difficile. Semplice perché accogliere l'amore di Dio non chiede tante lavoro, ma diventa difficile perché noi siamo creature piene di difficoltà, di limiti, di debolezze, di fragilità, per cui tante volte tutta questa nostra realtà può essere un limite alla presenza di Dio e alla crescita del regno di Dio nei nostri cuori. Ecco perché all'inizio ho voluto invocare attraverso Maria il dono dello Spirito Santo, perché il Signore ci aiuti ad essere un terreno fertile, il Signore ci aiuti ad essere collaboratori della sua presenza in ciascuno di noi, che la nostra vita possa essere una vita vissuta nella pienezza della presenza del regno di Dio, e questo amore di Dio diventa rifugio per tanti nostri fratelli. Ecco, è la carità, quest'albero meraviglioso che Dio vuole costruire in ciascuno di noi, un albero capace di coprire e di accogliere tutti coloro che il Signore ci pone accanto, con le loro necessità, con le loro difficoltà. Possiamo noi con la nostra vita, grazie alla presenza del regno di Dio, essere il ristoro per i nostri fratelli. Sia lodato Gesù Cristo. Credo in un solo Dio, Padre di cielo e terra, in tutte le cose.
Fratelli e sorelle, riuniti nel giorno del Signore, rivolgiamo al Padre la nostra preghiera, perché possiamo essere aperti alla sua parola di salvezza. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per la Santa Chiesa di Dio, perché continui ad annunciare con franchezza il seme della parola di Dio nel cuore degli uomini. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per gli uomini di buona volontà, affinché possano godere dei frutti delle loro buone azioni, dalla giovinezza fino al tramonto della vita. Preghiamo. Per i sofferenti nel corpo e nello spirito, perché la debolezza della condizione umana apra il loro cuore e li porti a confidare sempre in Cristo, Medico Celeste. Preghiamo. Per noi qui riuniti, perché la speranza delle nostre comunità si fondi sempre di più in Cristo, vero seminatore, e tutte le nostre motivazioni siano purificate dallo Spirito Santo. Preghiamo. O Padre, roccia di salvezza per i tuoi figli, donaci di riconoscere i segni della tua presenza in mezzo a noi, affinché possiamo renderti la lode per la tua fedeltà. Per Cristo nostro Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata nel nome di Cristo
possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva le tue mani questo sacrificio, lo dà in gloria al suo nome, per il nostro Dio. O Dio, che nel pane e nel vino doni all'uomo il cibo che lo alimenta e il sacramento che lo rinnova, fa che non ci venga mai a mancare questo segno del corpo e dello spirito, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono grazie al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Abbiamo riconosciuto il segno della tua immensa gloria quando hai mandato tuo Figlio a prendere su di sé la nostra debolezza. In Lui, nuovo Adamo, hai redento l'umanità decaduta e con la sua morte ci hai reso partecipi della vita immortale. Per mezzo di lui si allietano gli angeli e nell'eternità adorano la gloria del tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscono le nostre umili voci nell'inno di lode. Offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati.
Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, oh Signore, e proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Felice e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli, di Giovanna, Donato e Antonietta, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo castissimo sposo, con gli Apostoli, San Bartolomeo, San Giovanni Eremita e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Come figli dell'unico Padre, scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Che vive in me.
sempre ti cercherò. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Soffio d'amore che dalla vita pace eterna mi donerà. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Preghiamo. Signore, la partecipazione a questo sacramento, segno della nostra unione con te, edifichi la tua Chiesa nell'unità e nella pace, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Chinati il capo per la benedizione. Il Signore vi benedica e vi protegga. Amen. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia. Amen. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.